Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Vi avevo detto che vi avrei portato anche la battaglia con Reno e quindi ora ve la commento. L'ho registrata, è una partita che state vedendo appunto che io ho già fatto e vi faccio vedere appunto cosa sono riuscito a combinare. Innanzitutto prendiamo gli oggetti, come sempre, scendiamo la scala e andiamo ad affrontare il nostro piccione preferito. Che ci aspetta giustamente lì appena scesi dalle prime scale. Primo boss che come sempre non ha nessuna difficoltà, perché ovviamente si riesce a gestire molto tranquillamente. Switch subito con Seppo, inizio a caricare i danni che ovviamente riesco a infliggere grazie al mio personaggio. Ovviamente lui debole a ghiaccio, quindi subisce decisamente più danni rispetto a questi elementi. Anche Blizzard Blow qui funziona da Dio. E poi, per essere più veloce, un Blizzara che praticamente lo addormenta per sempre. Primo boss che tra l'altro ci consente di ottenere anche uno dei bonus più alti del nostro percorso. Infatti, rinunciando al 50% di attacco fisico e magico, ottengo praticamente già un 30% in più sullo score finale. È una scelta molto importante questa. Credo comunque di poter fare anche di meglio, perché ho capito che comunque il Fire Cocktail e il Blizzard Cocktail mi danno una potenza incredibile, mi danno un boost incredibile, quindi posso rinunciare, secondo me, a un altro pochettino di attacco per incrementare il mio danno elementale. Qui ovviamente prima ci focussiamo sui minion, che riusciamo ad eliminare con estrema semplicità, e qui adesso iniziamo a picchiare il boss. Ovviamente io metto stance difensive per le cure, poi ovviamente ritorniamo alla fase di attacco. I danni sono decisamente ridotti, dato che ho perso praticamente la metà del mio attacco magico e del mio attacco fisico. Con Sephiroth riesco nonostante tutto a fare comunque dei bei danni. Tengo la stance offensiva e faccio una curetta tattica, e poi switcho in fase difensiva per assorbire il colpo. Cloud riesce a rimanere in piedi, mantengo la stance difensiva per rifullare subito Cloud. Continuiamo a fare danni, e qui in realtà siamo messi abbastanza bene perché il mio avversario è già praticamente a metà vita. Qui invece adesso inizia la parte più rottura di palle, quindi target su Cloud, difesa abbassata di un botto, e io ovviamente, non avendo armi con sigillo bonus su praticamente il sigillo circolare, non riesco a interrompere l'attacco prima che possa shottarmi Cloud. E qui per la mia strategia in teoria è peggio, è una cosa negativissima, anzi, perché caricando poi la limit con Cloud avrei potuto gestire meglio i soldati, che invece purtroppo non riesco a gestire nel modo corretto, o comunque nel modo in cui li avrei voluti gestire. Eliminiamo anche il secondo boss con ovviamente Cloud, che poverino sta accarezzando il terreno. E qui, seconda decisione su cosa potenziare, non perdo altro attacco fisico e attacco magico, ma potenzio gli elementi fuoco e ghiaccio. Qui penso un attimo ad utilizzare gli oggetti, però mi fermo o dico no, va bene, cerco di rushare fino almeno ad arrivare ai tre soldati, e poi là, ma al massimo utilizzo una tenda o comunque cerco di riportare un pochettino su Cloud. Quindi siamo nuovamente da questo lato contro nemici random, che poi comunque questo è un incontro scriptato in realtà e sarà un incontro fisso. Qui andiamo sempre di Blizzara per eliminare i minion, che ovviamente sono molto più deboli rispetto ai combattimenti normali, quindi questi sono semplicemente degli intermezzi che ti servono solo per darti fastidio, praticamente per farti perdere tempo. Qui ho perso un po' più di tempo perché ovviamente, non essendo potente come nelle altre run, avendo perso, ripeto, metà di attacco fisico e attacco magico, un pochettino arranco. Qui prendo la tenda, scendo le scale. Il Behemoth lo affronto sempre nella seconda parte.
Qui invece penso il da farsi. Penso un attimo a quello che posso fare, controllo un attimo gli oggetti e alla fine decido addirittura di non utilizzarne. Me la gioco, me la rischio. Porto Cloud praticamente mezzo morto con me e comincio a combattere contro i soldati di terza classe. Soldati di terza classe che vi ricordo sono deboli al fuoco, quindi con Eris faccio una cura, con Sephiroth vado di ovviamente Fairaga. Qui avessi avuto la limit pronta per Cloud sarebbe stato tutto diverso. Avrei fatto uno sprint incredibile perché Ifrit qui ovviamente è un mostro che fa danni pazzeschi a tutti, quindi uno sicuramente l'avrei eliminato e non avrei subito l'area blizzaga, ma avrei subito solo una blizzaga. Comunque, purtroppo questo mi rallenta, perché rallenta comunque e diminuisce in parte anche il mio score, quindi sono stato abbastanza sfortunato in questo caso. Tecnicamente, quando affronto il coso, come si chiama, non mi ricordo come si chiama, ovvero il vermone con gli artigli giganti, mi conviene, o per meglio dire, mi converrebbe resettare la run se mi viene shottato Cloud. Perché Cloud praticamente mi deve restare in vita, o comunque, vabbè, in teoria anche se mi venisse shottato Sephiroth, se devo essere sincero. Perché anche Sephiroth, ovviamente, con i suoi danni rischierebbe di fare. Cioè, rischierebbe di portare veramente poco DPS in confronto, alla sua rendita da vivo. Qui faccio una limit per velocizzare un attimo il più possibile i miei tempi. Non utilizzo la limit di Sephiroth. Qui vado avanti al break perché tanto ormai devo necessariamente breccare, non posso fare altrimenti. Cura d'emergenza, perché qui necessito la cura di emergenza. Purtroppo la situazione si sta complicando più del previsto. Riesco comunque a breccare fortunatamente i miei avversari e qui inizio a spammare le ultime Fairaga proprio per anzi faccio una firaga e poi vado giù di blizzare che giustamente si ricaricano prima e riesco a cavarmela anche in questa occasione. Altro boss fatto fuori qui, però fate attenzione perché qui ovviamente si deve prendere il bonus centrale. Bonus centrale che mi aumenta del 60% difesa fisica e difesa magica. Qui faccio una cosa che in realtà forse avrei potuto evitare col senno di poi, ovvero cercare di prendere l'altra tenda con i minion che si trovano prima del boss finale. Avrei potuto utilizzare la tenda e poi i supplementi, in realtà forse, per diciamo per una questione anche di, non lo so, forse per una questione di sicurezza mia personale, perché alla fine li ho praticamente sciolti lo stesso, però questo mi ha fatto perdere tempo. Mi ha fatto perdere tempo perché giustamente ho fatto avanti, ora devo andare indietro, devo ritornare indietro, devo salire, devo affrontare il Behemoth e poi devo andare da Reno. Quindi ho perso tempo. Ho perso parecchio tempo. Qui adesso ovviamente sono costretto ad utilizzare la tenda, utilizzo la prima tenda e affronto il Behemoth. Il Behemoth in realtà non è difficile, ve l'ho già spiegato nell'altro video, non è difficile da buttare giù, bisogna avere soltanto un po' di pazienza con i suoi attacchi, ma per il resto non ci sono grossi problemi. Qui come potete vedere i minion vengono letteralmente polverizzati, è abbastanza semplice, qui prendo il controllo di Eris perché ora qua faccio fare tutto agli altri, io mi dedico solo alle cure e cerco in un modo o nell'altro di tenere il team tutto all'impiedi. Qui aspetto praticamente di curare, mantengo l'assenza difensiva perché ormai il body slam è imminente, subisco il body slam, riesco ovviamente a gestirlo anche perché ho un boost di difesa abbastanza importante. Un whiteout che mi serve per fare qualche danno. Rimetto qui l'assenza difensiva perché sono praticamente tutti molto bassi di HP.
Lui non dovrebbe attaccare, però per sicurezza io ho preferito fare questa strategia. Qui adesso invece attacchiamo, ovviamente sempre con i Rune Blow e non con i Ruin magici, vi ricordo, perché ogni due attacchi magici praticamente parte il counter con Meteor e potrebbe farvi molto male. Qui con Eris faccio una magia perché tanto ormai è breccato. E qui parte praticamente l'offensiva più offensiva delle offensive. Con Cloud conservo l'Hellfire perché lo utilizzo praticamente dopo contro Reno per eliminare più in fretta i minion, quindi diciamo i nemici in generale. Qui parte la fase finale di Rampage, dove cerco comunque di breccare il più velocemente possibile. Cerco anche di alternare in difesa per evitare un'altra morte, perché sì che ho un'altra tenda, però se perdo troppi HP massimi mi riduco praticamente all'osso. E qui finalmente breccato ed eliminato anche il Behemoth. Sono stato anche qui un po' più lento, perché giustamente perdere il 50% di attacco fisico e magico ragazzi è pesante, vi posso assicurare che è pesante. Anche se io comunque ho statistiche alte nei miei personaggi, però perderne la metà. Qui prendiamo ancora lo score bonus a discapito degli healing potencies, che tanto sono comunque forte per quanto riguarda l'healing. Fortunatamente Eris è molto forte nonostante tutto, quindi posso permettermi di perdere altro healing bonus. Qui utilizziamo la seconda tenda che giustamente mi conveniva e utilizzo anche lo special supplement e infine i Fire Cocktail e Blizzard Cocktail per avere, diciamo, il setup ottimale contro Reno. Qui ovviamente andiamo di sì, accettiamo la cosa. Ovviamente avere quel 30% bonus all'inizio mi consente di sprecare qualche oggetto in più, posso compensare in questo caso. Qui andiamo di Hellfire e Whiteout, giusto per ovviamente spazzare il più in fretta possibile i minion, che come potete vedere sono quasi morti subito alla prima, diciamo, al primo giro di Hellfire. Qui Sephiroth utilizza poi automaticamente Fairaga e nel momento in cui usa Fairaga i nostri minion sono morti. Ora andiamo invece a concentrarci su Reno. Sephiroth fa una quantità di danni pazzesca grazie al Blizzard Cocktail, ecco perché appunto ho detto che forse quello di Cloud me lo sarei potuto risparmiare in realtà, perché comunque funziona benissimo Sephiroth. Qui difesa fisica, che giustamente è aumentata del 60%, mi consente di poter tankare abbastanza tranquillamente l'attacco. Cura, che praticamente mi fulla da quanto sono forte in healing con Eris. Qui tentiamo di debuffare ancora, perché cerco comunque di debuffare, ma come potete notare poi Reno leva qualsiasi debuff con Electric Charge, quello che è. E qui adesso andiamo a resistere anche al Flash Foot. Qua sono stato molto fortunato perché ha colpito Cloud, sinceramente, va benissimo. Anche perché, ripeto, Eris qua mi conviene che rimanga in piedi per curarmi subito. Sephiroth assolutamente deve restare in piedi per fare danno. Lui si concentra su Cloud e qui mi è andata bene perché Cloud effettivamente lo posso sacrificare. Qui invece tenta di attaccare Eris ma non ci arriva perché Sephiroth lo ammazza prima. Quindi Reno comunque sia, grazie al danno ghiaccio di Sephiroth, riesce a essere molto gestibile. E qui abbiamo concluso anche la run sconfiggendo Reno. Questo devo ammettere che è la mia run migliore al momento. Penso di poter migliorare in realtà, perché se non faccio avanti e indietro con per prendere l'altra tenda, la seconda tenda, e ne utilizzo soltanto una e poi magari cerco di utilizzare i supplementi al posto di un'altra tenda, in realtà potrei riuscire forse ad aumentare quel bonus di speedrun, perché qui mi sono fermato a 49.200. In un'altra run, non andando a prendere quell'altra tenda, ho fatto, se non sbaglio, 50 e qualcosa, 53 o 55, non ricordo di preciso quanto, ma ho comunque superato i 50.000, quindi sarebbero già anche degli altri punti
che si vanno ad aggiungere. Score buff bonus che è di 450.000, grazie al praticamente il 30 più 10-40% praticamente di score bonus. Potrei arrivare forse al 50 rinunciando a un altro 25% di attacco e utilizzando gli Ice e i Fire Cocktail. Devo provare anche questa strategia perché non so se è effettivamente worth, però potrei provarla, potrei provarla. E infine niente, questa è la mia run dove appunto abbiamo sconfitto Reno. Vi ricordo che sconfiggendo Reno non si può sconfiggere il drago rosso. Quindi dovete scegliere se affrontare l'uno o l'altro, solo che affrontare Reno vi dà praticamente il bonus di punteggio perché è l'extra bonus, come potete leggere, di 60.000 punti. Quindi direi che lo scambio ci sta, vale la giocata, vale la giocata. Detto ciò, io ho finito, vi ringrazio ancora per essere stati con me, fatemi sapere come sta andando il vostro grinding in questo evento, io vi informo che purtroppo sono undicesimo nella mia classifica, mannaggia la miseria, spero di riuscire a superare e di arrivare almeno tra i primi 10, sarebbe una bella soddisfazione, però chissà, magari ci proveremo insieme in live o vedremo un po' quello che succede. Detto ciò, vi ringrazio e alla prossima.